Siamo con Mister Frasca dopo una vittoria con 6 reti segnate, ma 4 subite. Sì, abbiamo, diciamo, ci siamo seduti un pochino, loro ne hanno approfittato, hanno fatto gol sempre sul nostro errore, 2 palle ferme, 2 punizioni, anche noi una punizione, però un rigore che a mio avviso non c'era, il ragazzo ha tolto la mano, però gliel'ha data. Noi penso che abbiamo giocato una buona partita finché abbiamo giocato, poi può dire la sua. Per quanto mi riguarda la squadra mi è piaciuta. Vabbè, noi abbiamo visto una squadra che nel primo tempo ha dimostrato di essere superiore al Polistena. E nella ripresa abbiamo subito pensato, dopo i primi minuti, che la Bolognese ha diretto il gioco ancora, segnando, e abbiamo visto questo calo, che noi abbiamo imputato a un calo di concentrazione, visto il 5-0, che è già visto il risultato, abbiamo imputato questo al calo di concentrazione. Ci sono, ecco, pure gli avversari che hanno avuto uno scatto d'orgoglio, sono venuti avanti, hanno giocato con buone trame. E ci hanno messo pure in difficoltà, hanno fatto 4 reti, se hanno fatto 4 reti vuol dire che non solo la Bolognese è andata male, vuol dire che pure il Polistena è andato bene. Noi per fare il commento abbiamo anche detto che la Bolognese è una bella squadra, una squadra, un buon gruppo, ma che avrebbe bisogno di qualche innesto di esperienza a centrocampo per far ruotare tutti questi giovani, perché è una squadra molto giovane, come anche pure il Polistena è una squadra giovane, aveva in lista 10 fuori quota anche il Polistena, no? Quindi sì, è la politica che sicuramente tutte le squadre seguiranno. Noi abbiamo giocato con 3,96 o 1,95. Sì, 7, la Bolognese aveva 7 in lista, sì, 7 fuori quota. Avevamo un over che purtroppo è stato squalificato in Coppa Italia, è squalificato, sì, a tempo per un mese, sì, non può giocare con il Romeo, è un altro over. L'Occisano era in panchina come piccolo il 93, siccome la partita si è messa bene non li ho rischiati, e poi si è infortunato anche il portiere, ho dovuto sostituirlo e mettere un altro, ho messo un altro portiere, quindi un altro over, quindi ho dovuto fare dei cambi obbligati, e poi c'è stato pure il premio per stilo che purtroppo hanno fatto il quarto gol, se no l'avrei messo prima. E niente. No, ma i ragazzi che sono stati inseriti non è che si sono comportati male, sono tutti e due fuori quota, sia Stilo che Pizzinga. Sia Pizzinga. Anzi, Pizzinga ha segnato, poteva fare anche il secondo. Certo, quindi io sono contentissimo della partita, che se ne possa dire, la squadra mi è piaciuta, fino a che abbiamo tenuto il campo, la squadra mi è piaciuta. Allora, visto che siamo alla prima partita, quindi ancora c'è da lavorare in queste, certo, squadre, sia nell'una che nell'altra, sia nel Polistena che nella Bolognese. Quali sono le squadre che secondo te, visti gli organici, che lotteranno per la vittoria di questo campionato, di questo campionato di promozione? Tutti parlano, e non a torto, della Tauranese, della Palmese e del Bianco come squadre per organici che possono ambire a vincere il campionato, però secondo me decide sempre il campo poi alla fine. È normale che chi ha più gente d'esperienza ha una marcia in più, però poi bisogna pure correre, bisogna pure lavorare durante la settimana, ci sono tante cose da vedere. Ecco, tu conosci tutti i giocatori, per cui come giudica il Gioiosa? Potrebbe inserirsi in questa Gioiosa Ionica? Gioiosa Ionica è un'altra bella squadra. Ce ne sono tante, quest'anno il campionato di promozione è molto forte, molto equilibrato secondo me, è molto difficile da decifrare. La Bolognese dove può arrivare? Speriamo che miglioriamo la stagione passata. Grazie mister. Niente, grazie.